Signora nostra, Signora mia, vita e speranza, clemenza e luce, salve Regina, salve Regina, Signora mia, Madre di Gesù, salve Regina, salve Regina, Signora mia, Madre di Gesù. Immacolata, addolorata dei peccatori, abbi pietà. Salve Regina, salve Regina, Signora mia, Madre di Gesù. Salve Regina, salve Regina, Signora mia, Madre di Gesù. A nome del santuario do il benvenuto a tutti voi qui radunati alla cappellina, nel luogo dove la Vergine è apparsa ai tre pastorelli. Questa mattina sono presenti il gruppo dei frati francescani dell'Immacolata e padre Giampio presiede questa Eucaristia e c'è anche il coro che anima la Santa Messa. Poi è presente padre François del Benin, proveniente da Roma, e un gruppo numeroso proveniente da Vallo della Lucania. Naturalmente poi sono presenti altri gruppi delle famiglie religiose qui presenti in Fatima, oblate di Nostra Signora di Fatima, Casa di Maria e altri. E molti ci seguono anche attraverso i mezzi di comunicazione digitali. La Santa Messa che celebriamo è in onore della Beata Vergine di Fatima. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie.
Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un uomo, un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Sei l'onore del nostro popolo. Alleluia! 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 Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. San Giovanni, evangelista, prende la Beata Vergine Maria come madre della Chiesa, e alla sua scuola dobbiamo imparare, come hanno fatto i santi pastorelli. San Luigi di Monforte parla della via più facile, più breve, più sicura. San Francesco la scala bianca per raggiungere Gesù. Qui a Fatima impariamo quanto è grande l'amore di Dio per noi e come il cuore immacolato di Maria, il nostro rifugio,
nostro aiuto. Vuole continuamente indicarci quella via per portarci a Gesù. Qui siamo alla scuola e la nostra Mamma Celeste l'Immacolata, Nostra Signora del Santo Rosario, vuole istruirci per insegnarci come amare e servire fedelmente il nostro Signore Gesù. Lasciamoci guidare da Lei. Siano lodati Gesù e Maria. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo insieme dicendo, ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Sai che desidero, Signore, l'alma mia offrirsi a te per le mani di Maria. Sulla patena insieme all'ostia immacolata depongo con fiducia il mio cuore. Unito e stretto al cuore di Maria, che è madre di Gesù e madre mia. Sai che desidera, o Signore, l'alma mia offrirsi a te per le mani di Maria. Nel sacro calice col sangue tuo innocente immergo le mie gioie, le mie pene. Le unisco a quelle immense di Maria, che è madre di Gesù e madre mia. Sai che desidera, o Signore, l'alma mia offrirsi a te per le mani di Maria. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode,
umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sanctus, veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come li rimettiamo ai nostri. E non alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
del cielo, o pane del cielo, che tutto il mio Dio nascondi in quel velo. Io t'amo, t'adoro, mio caro tesoro. O per darti a chi t'ama qual pan ti dai tu. O amante Gesù, o amante Gesù, per darti a chi t'ama qual pan ti dai tu. Cibo vitale che il Signore doni di vita immortale. Io vivo non io, ma vive in me Dio. Che pace mi regge, beato mi fa, che vita mi dà, che vita mi dà. Mi pace mi regge, Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veniamo la Vergine Maria, quale madre del tuo figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Benediciamo gli oggetti religiosi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per l'intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Oggi è sabato, giorno dedicato in modo particolare alla Vergine Maria. Trovandoci in questo luogo, innalziamo a lei una preghiera di consacrazione al suo cuore immacolato. La recitiamo noi sacerdoti anche a nome vostro. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne. Sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale. Sei l'onore del nostro popolo. Sei il trionfo sul male. Profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio,
segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sì il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grand peccatori con fede.